Qual è il messaggio che volete lanciare con questo museo? Beh, noi vogliamo fare una chiamata alle armi dei collezionisti aretini, toscani e italiani, ovvero creare un'anagrafe di tutti noi personaggi un po' particolari, appassionati di storia in questo modo così particolare, e quindi il Munax sarà il punto di riferimento per tutti coloro che hanno una passione per la storia e la custodiscono attraverso gli oggetti che raccolgono. In questa prima parte, insomma, nel momento dell'inaugurazione, arriverà un pezzo molto molto particolare. Quale? Sì, il biglietto di museo più antico d'Italia. Giustamente noi apriamo un museo, quindi abbiamo trovato l'unico collezionista in Italia di biglietti di museo, ne ha credo 10.000-12.000, e ci porterà il primo biglietto, che è una visita fatta alla Regia di Capodimonte nel 1787. Tutto scritto a mano, chiaramente, insomma, una cosa molto particolare. Lo scopo invece didattico? È quello di appunto dare le tre dimensioni alla storia, nel senso che i ragazzi sono abituati a vedere la storia come una serie di date, spesso noiose, magari non comprese. Noi pensiamo che facendogli vedere come quelle date diventano oggetti, pensate, una targa come queste qua, per esempio, trovata alla Main, quanto possa raccontare. Qui si concretizzano tanti anni di storia, ma si concretizza un progetto anche forte legato alla Fiera Antiquaria. Sì, sicuramente è un'ottima iniziativa, anche perché sensibilizza le persone a tirare fuori dagli armadi le collezioni. Grazie proprio alla Fiera Antiquaria c'è una cultura sul collezionismo incredibile e ci sono delle raccolte di qualsiasi genere e di qualsiasi età. L'antiquariato e il collezionismo faranno parte predominante nel mio programma sul turismo. Ovviamente questo la vedo come un ottimo inizio per un percorso che dovrà aumentare sempre più fino ad arrivare comunque ad avere una valenza anche internazionale. I collezionisti si dividono in due grandi categorie, quelli che mostrano e quelli che tengono segreto. I collezionisti storici aretini hanno voglia di condividere ciò che hanno, ciò che sanno soprattutto, quindi verranno organizzati eventi, convegni, situazioni in cui parlare di questi oggetti per capire l'uomo soprattutto.